Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. In questo video vi parlo del volume. Perché ho deciso di parlarvi del volume? Per una semplice questione. Mi chiedete continuamente perché non riuscite a cantare per tanto tempo note acute, quelle che voi chiamate alte. Perché vi viene mal di gola o fastidio alla voce, vi sentite affaticati dopo aver cantato canzoni con note molto acute. Insomma, spessissime volte, 90% delle volte, le vostre domande fanno riferimento a queste benedette note acute. Quello che però è un fattore che condiziona un sacco la riuscita delle vostre canzoni e anche i vostri dolori, i vostri fastidi, quelli che voi mi raccontate, è un'altra cosa. Si tende a focalizzarsi solo sul fatto che le note siano acute piuttosto che gravi. Ma c'è un fattore che non considerate, che è il volume. Allora, oggi io vi voglio far vedere quanto influisce il volume su una performance, sulla vostra stanchezza e sulla riuscita delle note, sia acute che più gravi, e quanto le cose siano collegate assieme. Lo farò facendovi una piccola dimostrazione, che viene un po' più avanti nel video. Prima vi voglio dire un paio di parole. Come si crea il volume nella voce? La tendenza delle persone, quando hanno bisogno di alzare il volume della voce in modo repentino, per magari attirare l'attenzione perché c'è un pericolo o per qualsiasi motivo, anche ai concerti o allo stadio, è quello di cominciare ad urlare, no? È proprio un meccanismo naturale che viene a tutti. Se vedi uno che sta attraversando la strada e una macchina lo sta per investire, gli urli, io adesso non posso urlare se no spiattello il microfono, però gli urlerai qualcosa, attento, tipo, no? Alzando tanto il volume. Ma quello che tu farai molto probabilmente in quel momento lì sarà urlare, ok? Noi come cantanti la nostra missione principale è quella di avere il controllo della nostra voce, giusto? Quindi quando cantiamo non possiamo comportarci come quando urliamo a qualcuno che c'è un pericolo. Dobbiamo riuscire a controllare la nostra voce e il volume e un sacco di altre cose, insomma. Per creare più volume, come si fa? Le due principali questioni da controllare quando si parla di volume sono il sostegno del nostro diaframma, di cui abbiamo parlato spesso, ovviamente, e come si trova il sostegno del diaframma, modo molto veloce, della stile tip di TikTok, no? Super veloce. Fate il cane. Ok, sentite quella cosa che si muove avanti e indietro, quello è il vostro diaframma. Voi dovete allenare lui in modo che vi dia sostegno. Una nota sostenuta sarà una nota che ha più corpo e quindi spesse volte anche più volume. Poi col tempo dovete imparare a utilizzare il diaframma in modo che vi aiuti ad avere anche più o meno volume. Poi l'altra questione qual è? È la questione della risonanza. Dipende dove voi scegliete di impostare la risonanza per ogni singola nota e alle volte anche più volte nella stessa nota, il volume della vostra nota, appunto, della vostra voce cambierà. Vi faccio un esempio. Avete sentito la differenza nel volume? Sto pian piano utilizzando il diaframma per crearmi questo specie di sostegno, di ascensore che porta su, e poi sposto la risonanza verso in fondo la bocca, non giù nella gola, ma in fondo, ok? Quasi qua dentro. Dovreste avere una sensazione di nota che risuona qui dentro. Avete chiaramente sentito il volume che si alzava. Questa cosa del volume che si alza gradualmente viene chiamata messa di voce, l'ho nominata in qui e lì in qualche video. È una cosa che fanno molto i cantanti lirici e che però fanno tantissimo i cantanti professionisti e alla quale noi non facciamo molta attenzione. Però spesse volte, se voi ascoltate cantanti come Celine Dion, per dirne una, o Barbara Streisand, o tutto quel genere di cantanti lì, sentirete che magari nelle note, quelle dove c'è più pathos, nei passaggi dove c'è più pathos, partono molto piano e raggiungono dei volumi che buttano per aria il pubblico, che fanno emozionare. Questa è una piccola cosa che già vi consiglio di imparare. Pian piano fate degli esercizi dove voi provate a all'inizio
all'inizio non sarà facile, ok? E anche noto che dovete essere molto bene riscaldati per provare a fare questa cosa, perché per esempio io che sto parlando adesso da appena svegliata, è la prima volta che parlo nella giornata, già sto facendo fatica a controllare la voce, che è un po' crackly, fa un po' quello che vuole. Ovviamente voi noterete, adesso che lo sapete, che ci sono cantanti che utilizzano di più questo aspetto, diciamo, musicale nella loro voce, e cantanti che lo utilizzano meno. Ci sono cantanti che tendono a cantare quasi tutto più o meno allo stesso volume o con poca variazione, e alcuni che invece vanno da volume molto basso a volume molto alto. Questo effetto di volume prima molto basso e poi molto alto in certi momenti, o anche di andamento non costante del volume, creano questo dramma, questa drammaticità nel brano, questa teatralità, che è un fattore che emoziona un sacco, ma che quasi nessuno considera quando canta per sé. Quindi adesso vi faccio un esempio sul brano I Have Nothing di Whitney Houston, che parte pianissimo, e qua da qualche parte vi metterò i livelli più o meno del volume. Spero che il microfono tenga e che possiate sentire bene le variazioni. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hold it back again, this passion inside. I can't run from myself, there's nowhere to hide. Don't make me close one more door, I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Un'altra cosa che vi può aiutare a fare questo è ovviamente il vostro microfono, che però non vi consiglio di utilizzare unicamente come strumento per alzare o abbassare il volume, perché altrimenti quello che sentirà la gente sarà tipo però in generale il vostro microfono vi può aiutare, perché se un microfono va tenuto a questa distanza più o meno dalla bocca, ok, così, anche un po' meno, dipende da che microfono è. Se voi lo tenete qui e quando cantate molto piano, leggermente lo avvicinate, ecco che vi aiuta per avere più, diciamo, presenza nelle note che volete cantare a un volume molto basso. Stessa cosa invece quando volete avere un po' più volume, insomma, dovete utilizzarlo un po' come uno strumento, però mi raccomando, non fate queste cose qua, perché sennò buttate tutto in malora e diventa fastidioso. Il mio consiglio è, come quello che vi dicevo prima, di iniziare a vedere come alzare e abbassare il volume partendo dal diaframma e poi cercando di spostare la risonanza. Questa cosa della risonanza potete provare a farla anche cambiando le vocali. Ascoltate quello che succede alla vostra voce prima di cantare molto forte, riscaldatevi, e comunque partite sempre graduali. Più riuscirete a controllare la parte non esageratamente volume forte della vostra voce, più pian piano vedrete che la cosa diventerà graduale e riuscirete a creare questo volume in modo che non ci siano stacchi e che non si sentano questi scalini di variazione di volume. Fatemi sapere se questo video vi ha aiutato e quali altri sono i vostri problemi, cosa volete sapere sulla voce. Io ci provo a spiegarvi, a dirvi quello che so al riguardo. Vi ringrazio tantissimo. Se siete qui per la prima volta, vi ricordo di iscrivervi al canale. Sto cercando di arrivare ai 100.000, datemi un aiuto. Poi vi ricordo che sono anche su Instagram e su TikTok, ok, dove carico magari riff challenge o proverò a caricare dei duetti da fare insieme a voi, che poi voglio vedere cosa mi torna indietro, a questo indirizzo qua, che è @cantare_r_and_b. Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, vi mando un grandissimo bacio.